togliamoci subito il dente. È difficile, molto difficile definire la KTM 790 Adventure bella, strana, particolare, anticonformista di certo, ma bella, beh, di sicuro fa scena. Un napoletano vedendola direbbe «Wow, magre!». In effetti, su questa che è la proposta entry-level della serie Adventure della casa austriaca, l'attenzione alla funzionalità è stata portata all'estremo, eliminando quindi tutto quanto fosse superfluo. La KTM 790 Adventure è, per prima cosa, un enduro. Una vera enduro. Stretta, alta sulle sospensioni, con la lunga sella che si prolunga quasi fino al manubrio, sul serbatoio, che poi serbatoio non è. In effetti, una delle particolarità è che i 20 litri di carburante sono alloggiati solo in minima parte nella zona superiore, col pieno, mentre il resto è contenuto nelle due protuberanze a forma di bisaccia che coprono il motore arrivando fin sotto le pedane. Una soluzione tipicamente dakariana, che in altri casi è coperta dalla carenatura. Ma per questa moto, i progettisti hanno preferito evitare inutili ingombri, enfatizzando la leggerezza. Una vera enduro, dicevamo, creata per andare ovunque e per farlo al meglio. Per questo, le scelte tecniche sono indubbiamente sbilanciate verso l'off-road, a partire dalle ruote, con le tipiche misure di 21 pollici all'anteriore e di 18 pollici al posteriore. Freni a doppio disco da 320 mm di diametro all'anteriore con pinza radiale e monodisco posteriore con pinza flottante. Sospensioni VP con forcella upside down da 43 mm di diametro e sospensione monoshock PDS regolabile con 220 mm di escursione. Il telaio è in tubi d'acciaio al cromo molibdeno con motore quale elemento stressante. Il tutto a soli 189 kg, esclusi liquidi e pilota ovviamente. Il vero protagonista è quel nuovo gioiellino al centro della moto, il bicilindrico in linea LC8C da 799 cm3. Compatto, leggerissimo e pur capace di ben 95 cavalli. Con questi presupposti, si sale in sella convinti di dover impegnarsi a domarla e da soffrire un poco in cambio di adrenalina. Invece, ci si accomoda su una sella confortevole, non eccessivamente alta da terra. L'avvio è quasi da giapponese, con una rassicurante sensazione di controllo ed un feeling immediato. Il bicilindrico ai bassi è fluido ed elastico e risponde al gas senza incertezze. L'ergonomia è un ottimo compromesso tra facilità di gestione e comfort. Si sta seduti sulla moto, con le gambe che scendono dritte verso le pedane ed il corpo che può muoversi facilmente. La particolare posizione del faro, avanzata ed alta, permette di vedere bene la ruota anteriore, come appunto nelle enduro racing, e da velocità codice il cupolino devia a sufficienza l'aria dal busto. La guida offre sempre una rassicurante sensazione di sicurezza. Sensazione che diventa certezza quando si trova sulla strada. Un'asperità imprevista. Le VP, che ricordo essere un marchio di proprietà KTM, assorbono perfettamente nella prima parte di estensione per poi comprimere puntualmente ed evitare il frondo corsa. Il risultato è trovarsi immediatamente in assetto, senza rimbalzi e deviazioni di sterzo. La frenata offre un buon feeling, agendo con progressione ed efficacia, potendosi anche permettere il lusso di prolungare l'effetto anche in inserimento curva, per merito ovviamente dell'ABS cornering. Aprendo il gas, il bicilindrico risponde subito e parte in progressione, dichiarando senza ambiguità la sua voglia di girare alto. Le marce salgono e scendono velocissime e senza il minimo impuntamento. La KTM 790 Adventure è molto maneggevole e scende facilmente in piega, cosa tutt'altro che scontata visto il maggior effetto giroscopico della ruota da 21 pollici rispetto alle tipiche misure stradali. Contribuisce a questo risultato proprio il serbatoio proteso verso il basso, che quindi abbassa decisamente il baricentro.
precisa, sufficientemente comoda, reattiva senza essere nervosa, la nuova KTM è piacevole anche nella guida in supless, ma volendo sa diventare pungente, specie se si decide di inserire il controllo di trazione MTC. I comandi a manubrio sono pratici ed intuitivi, ed anche il monitor TFT riesce ad offrire tutte le informazioni in maniera razionale ed immediata. Una moto con queste caratteristiche, ovviamente, non chiede altro che uscire dall'asfalto e solcare con naturalezza mulattiere sterrati e con la giusta esperienza anche andare dove osano le leggerissime enduro da gara. Perché sulla strada dell'avventura spesso la strada non c'è. Saluto ai spettatori di Video Touring 655. Oggi siete qui all'HD Motor di Messina, abbiamo fatto vedere la 790 Adventure KTM, una motocicletta che è la novità dell'anno, 95 cavalli, tanta tecnologia, tanta voglia di divertirsi. Chi vuole provarla o venirci a trovare, basta prenotare, siamo a disposizione per gli amici calabresi e siciliani, quelli che vogliono. Noi siamo a Messina, via Pietro Castelli, la motocicletta e della KTM insieme a tutta la gamma. Vi aspettiamo quando volete. Ringraziamo Motor Sound, vi aspetto, grazie ancora.